Cosa pensano negli stanzoni di Palazzo Santa Lucia dello scarto impresso in piena campagna elettorale dal presidente della provincia di Avellino sulla gestione dei rifiuti? È ancora vigente la legge regionale numero 14 del 2016 che assegna la piena titolarità del ciclo integrato dei rifiuti agli enti di ambito che in provincia di Avellino è rappresentato da 116 sindaci? Se è ancora vigente, la integreranno con qualche ammennicolo per sorreggere le acrobazie politicanti di Palazzo Caracciolo? Domande destinate a restare senza risposta anche dopo la conclusione della campagna elettorale per una semplicissima ragione. Se da quegli stanzoni non è arrivato il via libera preventivo, a dir poco si sono girati dall'altra parte. È indubbio però che il presidente della provincia e il consigliere regionale candidato siano andati a bussare alla porta più vicina a quella di De Luca, quella di Bonavitacola, prima di annunciare il progetto della multi-utility che dovrebbe incorporare, come non è consentito, società indebitate fino al collo. Dal lato fanno sapere che andranno per la loro strada. Già, ma quale strada, dopo che la provincia ha sterilizzato il percorso avviato per rilevare il 100% di spine ambiente, cancellando con un colpo di spugna le competenze riconosciutegli dalla legge? E allora il domandone diventa: chi costringerà Palazzo Santa Lucia a rompere un silenzio che nel frattempo quasi straparla?